Nei giorni scorsi abbiamo finalmente calcato il suolo della Landa Corona, luogo che ha ospitato la seconda parte del pass di espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. A differenza dei giochi principali e seppur in minor misura anche della prima parte del DLC, le terre innevate della Corona nel loro insieme hanno riscontrato un giudizio generalmente positivo da parte della community, la quale ha riscontrato un significativo miglioramento rispetto ai prodotti precedenti. Quest'oggi voglio darvi la mia opinione a freddo sul DLC, senza pretendere di recensirlo nei minimi dettagli, cosa di cui tra l'altro non credo di essere capace, ma fornendovi in generale il parere di un giocatore molto esperto di Pokémon, quale mi definisco, e che credo abbia delle pretese molto variegate. Ora, per chi ha visto le live su Twitch, questa non è una novità, ma parto col dire che rispetto ai giudizi della community io mi trovo in sintonia. Se con l'isola solitaria dell'armatura alcune migliorie sono solo state intraviste, la Landa Corona riesce a mostrare le enormi potenzialità che Pokémon possiede se collocato in un mondo aperto. Prima di parlare di ogni cosa, però, mi trovo costretto a fare una precisazione che speravo fosse acqua passata. Sì, il comparto tecnico è il solito. Le texture restano scadenti benché migliorate rispetto a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, il che è tutto dire riguardo alla qualità di queste ultime. E alcune animazioni forse sono pure peggio delle texture. Arrivati a novembre, però, direi che c'è davvero poco da commentare a riguardo. Con la pubblicazione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo all'interno della community Pokémon si è fatta sentire un'esigenza di una qualità grafica nuova. È sacrosanto far presente con la critica i propri desideri. Io stesso, benché non percepisca tutta questa necessità che la community sembra ostentare, spero che le critiche vengano prese in considerazione. Ma accanirsi sul DLC per degli aspetti tecnici che sono ereditati dal gioco principale è una cosa a mio avviso davvero pretestuosa, soprattutto se poi si considera ciò che il DLC di buono fa. Inizialmente è proprio di queste cose buone che voglio parlare, e allora direi di iniziare, partendo con ordine, dalla trama. Non vi nascondo che inizialmente, e anche in alcuni altri contesti, all'interno del DLC mi sono trovato davvero spiazzato. Personalmente mi aspettavo un DLC il cui incipit fosse più serio rispetto al mood generale dei giochi, ma quando mi sono ritrovato davanti al personaggio di Peony ho capito che così non sarebbe stato. L'esplorazione di Peony non ha niente a che vedere con lo studio specifico su Calyrex, né tantomeno ha come obiettivo l'ottenimento dei frutti dell'albero gigante, e non è nemmeno collegato, come avevamo ipotizzato, alla salute della figlia. A dire il vero, Peony non è nient'altro che la caricatura di un esploratore che, desideroso non tanto di vivere antiche leggende quanto di passare del tempo con la figlia, non si cura nemmeno di verificare l'effettiva esistenza delle leggende in questione. Questo sfondo comico, però, basato sul distaccamento di Peony dalla realtà di fatto, si intreccia con la storia di Calyrex, che a mio avviso è uno dei punti forti del DLC. La narrazione in questione rappresenta un unicum nel mondo Pokémon videoludico, perché la voce narrante non è un essere umano, ma è Calyrex stesso. Dopo l'incipit comico di cui abbiamo parlato poco fa, con una forza cinematografica oserei dire a mio avviso devastante, Calyrex blocca Peony a mezz'aria in una sorta di trance che permette al Pokémon di parlare tramite l'esploratore. In maniera del tutto sperimentale per il videogioco ci troviamo a dialogare non con un essere umano ma con un Pokémon, il che ricorda fin troppo bene i tanti film Pokémon all'interno dei quali ciò è avvenuto. Per restare sul banale basta citare il primo ed il secondo, dove sia Mewtwo che Lugia sono in grado di comunicare telepaticamente con gli esseri umani. E questo aspetto, questa vicinanza della narrazione della Landa Corona ai vari film Pokémon, è stato notato in realtà da molti. E non a caso, prima, parlandovi della cutscene di Calyrex e Peony, ho parlato di cinematografia. Molti, me compreso, hanno avuto la sensazione di vivere un'avventura in prima persona simile a quella delle pellicole animate. Non mi soffermerò qui a riassumere la trama del DLC, anche perché uscirà un video che insieme a questa andrà ad analizzare anche la lore. Mi limito ad osservare che a mio avviso la narrazione è davvero eccezionale. Mai banale e mai scontata, e soprattutto curata a livello grafico. Assistiamo in tal senso ad una moltitudine di cutscene ben studiate, ad una cura eccellente dell'espressività di Calyrex, e in generale ad un'attenzione al dettaglio che merita di essere premiata. Bellissima, a mio avviso, è la caratterizzazione psicologica che viene data a Calyrex. Partito col presupposto che la propria perdita di potere fosse da attribuirsi alla mancanza di fede degli uomini contemporanei, a confronto con la propria incapacità, Calyrex capisce che la realtà è ben diversa. Il rapporto causale pensato da Calyrex si rivela nelle testimonianze degli esseri umani esattamente invertito. Calyrex non ha perso i poteri perché gli uomini hanno perso la fede, ma sono gli uomini ad aver perso la fede perché Calyrex ha perso i suoi poteri. Il re dell'abbondanza allora interpreta male la realtà, ed è solo quando il Pokémon si sforza di riottenere il controllo sul suo destriero aumentando la propria forza ed il proprio potere che gli uomini timidamente tornano a credere nel re dell'abbondanza, e i campi della Landa
Landa Corona timidamente tornano a essere fertili. Contestualmente a tutto questo aspetto, a sorprendermi in positivo è stata anche la lore dedicata a Calyrex. All'interno dell'intera Landa Corona sono disseminate 5 rovine con 5 incisioni all'interno delle quali si narra dell'incontro tra Calyrex e gli esseri umani, nonché del rapporto tra il re dell'abbondanza ed il proprio destriero. Mentre dei libri situati nella casa del capovillaggio di Frisdale alimentano il background storico già anticipato da Calyrex stesso. Questo, ragazzi, è uno degli elementi che è mancato a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Non tanto la lore in sé, di cui Galar tutto sommato è piena, ma la possibilità di approfondire questa fuori dal Pokédex e dalla trama principale, sfruttando l'ambiente circostante e nel caso di Pokémon Spada e Pokémon Scudo con l'apporto di un mondo aperto. Ora la trama abbiamo detto essere narrata bene, con il giusto mix di comicità e serietà e con una resa cinematografica eccellente. Essa però si svolge interamente in un mondo aperto e questo a mio avviso è un altro punto fondamentale. In vari video precedenti avevo lamentato uno sviluppo eccessivamente blando del concetto di open world in Pokémon, il cui esempio è tristemente incarnato dalle Wild Areas, di fatto degli spazi totalmente privi di caratterizzazione dove l'unico intrattenimento sono i Pokémon. Esse però, come ben saprete, all'interno della trama di Pokémon Spada e Pokémon Scudo non presentano alcun tipo di evento, né tantomeno questa secondaria di ogni sorta, risultando di fatto totalmente prive di contenuto. Se ricordate, già all'interno dell'isola solitaria dell'armatura avevo visto dei miglioramenti in tal senso, con le quest proposte da Mustard che di fatto si svolgevano all'interno del mondo aperto. In tal senso le Wild Areas mettono a frutto ciò che si è timidamente sperimentato nell'isola solitaria dell'armatura in maniera molto più esplicita. E lo fa non solo per quanto concerne la trama. Lo abbiamo già detto, la lore è rintracciabile esplorando il mondo aperto. Ma accanto a questa abbiamo anche queste secondarie come quella degli spadaccini e di Spiritomb. Abbiamo città come Frisdale che permettono l'utilizzo della camera mobile. Abbiamo eventi e personaggi nascosti e in generale abbiamo attorno a noi un mondo più vivo e più ricco. Anche in questo caso il tutto a dispetto di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che di ciò era totalmente sprovvisto. Proprio su questo punto, sia sulla discrepanza tra ciò che abbiamo visto nel titolo principale e ciò che abbiamo invece potuto assaporare nel DLC, diremo qualcosa più avanti. Ad ogni modo il DLC è generalmente davvero pieno di contenuti, dalle quest appena citate fino a giungere all'avventura Dynamax e al torneo delle stelle di Galar. La prima modalità mi ha sorpreso in positivo, anche sul versante della spiegazione a livello di lore. L'utilizzo dei Pokémon Anolo, benché sia palesemente un modo per rendere l'avventura più difficile, viene spiegato esattamente come da me supposto nell'ultimo video e, come detto in quell'occasione, non me l'aspettavo. Per quanto riguarda invece la presenza dei leggendari, essi vengono spiegati, come per Usum, grazie alla presenza di Ultra Creature e Ultra Varchi, che benché siano un escamotage per dare verosimiglianza all'intera feature delle avventure Dynamax, a mio avviso presentano delle criticità, non tanto ora con il DLC quanto in ottica futura. Posto che a mio avviso non viene spiegato a sufficienza il perché Necrozma giunga a Galar, lo sfruttamento del multiverso in ipotetiche future generazioni potrebbe rendere molto monotono il tutto. Di fatto lo scheletro delle tane Dynamax è lo stesso del minigioco che in Pokémon Ultrasole e Ultraluna permetteva di catturare i leggendari, solo declinato in un insieme di raid affrontabili in coop. Come in Usum, più ci si allontana dal punto di partenza e più ci si avvicina al leggendario, e la possibilità di trovare degli shiny all'interno di questa avventura è particolarmente alta. Quello che voglio dire è che il richiamo al multiverso è funzionale alla creazione di questo tipo di feature, ma allo stesso tempo non può durare in eterno e soprattutto necessiterebbe di qualche spiegazione in più. Perché in fin dei conti la presenza delle ultra creature a Galar risulta forzata, o quantomeno è taciuto il motivo dell'apparizione di Necrozma, che se solo avesse trovato una qualche spiegazione all'interno del gioco avrebbe cambiato totalmente il mio punto di vista sulla questione. Insomma, benché la questione degli ultravarchi sia un buon pretesto per creare contenuti inediti, come ad esempio la presenza dei fossili in natura nella Landa Corona, a mio avviso non occorre abusarne. Mi auguro che in futuro si trovino altri metodi per farci ottenere i Pokémon leggendari. Non so, si potrebbe ad esempio sviluppare il concetto di viaggio nel tempo. È un'idea che ho pensato adesso, letteralmente fuori dal copione e elaborata in 5 minuti, però è per dirvi che altre soluzioni si possono trovare. Al di là di questo aspetto però, la meccanica delle avventure Dynamax è davvero appassionante, qui c'è poco da dire. Per riuscire nell'impresa è necessario un game plan attuabile in pochi secondi, e le variabili sono di un numero sufficiente per rendere ogni avventura diversa, peraltro con la possibilità di stabilire record mondiali all'interno dell'avventura infinita, che a mio avviso per la longevità di un DLC non è cosa da poco. Inoltre a questa funzione è legata la quarta ed ultima missione affidataci da Peony, di cui parleremo più avanti. Per quanto riguarda invece il torneo delle stelle di Galar, ho provato sentimenti molto contrastanti.
importanti. Parto col dire che a mio avviso la struttura del torneo è pessima. Non solo non vi è alcun tipo di level scaling, come già predetto, ma i livelli in sé sono relativamente bassi, giungendo al massimo con Master The Dandel a livello 80. E questa in realtà è solo la punta dell'iceberg. Se ogni personaggio, alleato compreso, potrà portare con sé solamente 3 Pokémon, a noi sarà consentito portare l'intero team, quindi 6 Pokémon. Con il risultato che ci è possibile, irrealisticamente, affrontare il torneo con 9 Pokémon dal nostro lato contro i soltanto 6 avversari. Peraltro, come se ciò non bastasse, ci è consentito, senza alcun tipo di vincolo, l'utilizzo di strumenti in battaglia. Il torneo, in fin dei conti, soffre purtroppo di un problema caratteristico di Pokémon Spada e Pokémon Scudo e dei DLC, cioè la gestione della difficoltà, che non tiene conto della possibilità che una persona, dopo aver sconfitto la Lega Pokémon, possa aver farmato i propri Pokémon fino a livello 100. Peraltro, a mio avviso, l'assenza totale di limitazione nell'affrontare il torneo è davvero inconcepibile. Non serve che vi riciti a tal proposito il Pokémon World Tournament per capire come una funzione di questo tipo debba essere fatta. E credo sia un peccato, perché il torneo, sotto tanti altri punti di vista, è godibile, ma forse non lo è al 100%. Ad ogni modo, qualora il giocatore decidesse di autoimporsi delle regole, il torneo può risultare difficile e avvincente. E con questi accorgimenti può anche essere stimolante, dato che sarà possibile sbloccare sempre più personaggi con cui fare coppia, e inoltre vi saranno alcuni personaggi nascosti che faranno la loro apparizione al raggiungimento di 15 vittorie all'interno del torneo. Infine, i vari dialoghi tra le combinazioni di personaggi che lottano tra di loro sono molto carini e di certo male non fanno. In sostanza, il torneo risulta godibile se il giocatore soggettivamente va a porre rimedio agli errori di struttura di quest'ultimo. E penso che sia arrivato davvero il momento per Game Freak di prendere atto di questa esigenza e di trovare un modo, sia esso una modalità ostacolo, una modalità difficile o qualsiasi altra cosa che non oso immaginare, di cui magari parleremo in un futuro video, per rendere un minimo più stimolanti le campagne principali di quei giocatori che sono interessati ad avere una sfida un minimo difficile e che vorrebbero che ciò fosse possibile senza che il gioco perda di realismo. E attenzione, questo è un difetto in realtà storico del mondo Pokémon e che a mio avviso però nel 2020 va risolto. Sul come risolverlo magari faremo un video apposito che ho in mente da un po' di tempo. Prima di passare alle conclusioni, a mio avviso però è d'obbligo citare le altre missioni affidateci da Pioni. Esse, rispetto a quella legata a Calyrex, sono ampiamente secondarie e molto meno di impatto. Tutte e tre, sia quella legata agli uccelli leggendari, che quella legata ai regi, che quella legata alle ultra creature, nel gameplay sono godibili, ma presentano a mio avviso tutte quante un difetto comune: mancano di spiegazione. Il mio timore, espresso nell'ultimo video prima del rilascio del DLC, si è in parte concretizzato. Né le forme Galar degli uccelli leggendari di Kanto, né i regi, né, come abbiamo visto, le ultra creature, a mio avviso sono spiegati bene. Certo, sui primi la spiegazione può essere facilmente dedotta. Sappiamo che i Pokémon sono molto più crudeli e fuori controllo rispetto alle loro varianti di Kanto. Sappiamo che l'albero di cui mangiano i frutti è impregnato di energia Dynamax e sappiamo che l'energia Dynamax fa impazzire i Pokémon. Non è difficile fare 2 più 2, ma è questa spiegazione in sé che non soddisfa. Da quando un Pokémon mangiando un qualcosa impregnato di energia Dynamax sviluppa una forma alternativa? Eravamo rimasti alla Zupamax che permetteva di acquisire la Gigamax, semmai. Era sufficiente, a mio avviso, qualche dettaglio in più, anche semplicemente delle descrizioni del Pokédex un attimino più interessanti, ma purtroppo ciò non c'è stato. E il discorso è analogo per i regi, anzi forse ancora peggio. La loro presenza all'interno della Landa Corona non è in alcun modo testimoniata. E per quanto la loro quest sia a mio avviso bella, con degli indovinelli che non mi aspettavo nemmeno, il fatto che manchi di una spiegazione pesa. Addirittura non solo viene aggiunto davvero poco dalle descrizioni del Pokédex, ma di Regi Gigas non c'è nemmeno una descrizione del Pokédex. E il Pokémon nel DLC è ottenibile tramite un evento peculiare. Delle poche cose che in realtà sappiamo ne parleremo nel famoso video apposito sulla lore. Ma in generale esse sono principalmente limitate al sito ufficiale, che però abbiamo già consultato mesi fa. Insomma, avrei voluto vedere qualcosa di più. Che alcune cose, anche quelle citate dal sito ufficiale, non siano minimamente state citate nei giochi, a mio avviso è davvero un peccato. Al di là di questi aspetti, tutte e tre le missioni sono a mio avviso molto godibili a livello di gameplay. Gli uccelli leggendari vagano per le tre aree open world del gioco, vale a dire Terre Selvagge, Isola Armatura e Landa Corona, presentando ognuno tre diverse modalità di movimento che richiedono al giocatore diversi spostamenti. Mentre per quanto riguarda i regi, essi sono sigillati all'interno di templi che necessitano di risolvere alcuni indovinelli per poter accedere a questi ultimi. E la cosa personalmente mi ha sorpreso. Personalmente non mi aspettavo nulla del genere. E per quanto gli indovinelli in questione non siano minimamente paragonabili a quelli visti all'interno dell'antro abissale in Pokémon Rubino, Zaffiro e Smeraldo, è stato davvero un piacere dovermi scervellare in qualche modo, soprattutto davanti al tempio di
Registeel, il cui enigma è talmente semplice che fa il giro e diventa complesso. Al di là però della semplicità degli enigmi da risolvere per ottenere i regi, all'interno del DLC degli enigmi davvero difficili invece ci sono, e sono principalmente legati alle quest di Spiritomb Bekeldeo, con la prima in particolare che strizza davvero molto l'occhio a Pokémon Diamante e Perla. E quindi credo che di fronte comunque ad un buon contenuto, alcune sbavature possono essere perdonate. Ed è proprio da qui che io voglio partire però con un discorso conclusivo. La Landa Corona ha probabilmente chiuso in maniera ottima una generazione piena di problematiche. Ha fatto molto e soprattutto ha convinto più o meno tutti con le diverse sfumature soggettive. Il fatto che pur in assenza di una spiegazione concreta della presenza dei regi io stia parlando bene di questo DLC è sintomatico di quello che la community può provare. Eppure, nonostante tutto questo, non riesco a digerire una cosa. La Landa Corona è davvero piena di contenuto e per essere metà di un DLC intrattiene davvero tantissimo. Io adesso vorrei porvi una domanda. Se metà dei contenuti di questo DLC fossero stati presenti nel gioco principale, parleremmo forse di un'altra ottava generazione? Attenzione, non dico che il DLC non dovesse esserci. Vi invito solo a questa riflessione. Oggi tutti noi stiamo valutando positivamente un prodotto che presenta alcuni dei problemi principali di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, perché è figlio di Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ci siamo trovati davanti ad animazioni scadenti, che nel momento dell'apparizione di Glastrier e Spectrier all'interno di Frisdale ricordano fin troppo bene Zacian e Zamazenta a Knuckleburg. E abbiamo anche fatto i conti con una mala gestione della difficoltà, che di fatto per essere aumentata deve portare a scelte autolesionistiche dei giocatori. Nel concreto, in realtà, rispetto a Pokémon Spada e Pokémon Scudo, cambia un'unica cosa, ed è il contenuto. La Landa Corona, una volta completata la trama legata a Calyrex, è piena di cose da fare, Spada e Scudo no. E anche se il DLC presenta degli elementi che non convincono, alla fine il fatto che tutto ciò sia accostato ad una varietà di contenuto importante e di buona qualità relativizza gli errori. Il modo con cui oggi noi recepiamo la Landa Corona non era attuabile con Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Lì l'unico contenuto secondario erano i raid, che sono sbagliati sotto ogni punto di vista e non intrattengono, risultando piuttosto una miniera di caramelle davvero triste. Non sto dicendo che le quest del DLC dovessero essere presenti in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Sto dicendo che l'impegno dimostrato nel DLC poteva essere catalizzato anche sul gioco principale. Non so personalmente perché questo non sia stato fatto. Forse la problematica è davvero la mancanza di tempo. Di certo non può essere la malizia. La stragrande maggioranza delle quest secondarie non sono state nemmeno intraviste all'interno dei trailer. E qualora non ci fossero state, vi posso assicurare che il DLC l'avremmo acquistato uguale. Il punto a mio avviso è questo. La Landa Corona ci insegna che la ricchezza di un contenuto può attutire l'impatto dei suoi errori e che il disprezzo che molti hanno provato per Pokémon Spada e Pokémon Scudo è da ricercare nella loro povertà. E allora il mio augurio non è soltanto quello di prendere a modello la Landa Corona per il futuro di Pokémon, è anche quello di rendersi conto che di fronte a un prodotto dotato di ricchezza e cura e che mostra in senso lato una passione per il brand è possibile permettersi degli errori, che sicuramente un giocatore soddisfatto di molte cose sarà in grado di relativizzare. Se però di base non c'è motivo per essere soddisfatti, allora è ovvio che ogni errore viene ingigantito e quel poco di buono che magari si trova nel gioco non viene considerato perché cambia la percezione. Insomma, io in futuro mi auguro che si possa assistere ad una gestione, a una distribuzione dei contenuti più adeguata e che il generale apprezzamento per questo DLC possa far definitivamente aprire gli occhi a chi di dovere. Sintetizzando il mio pensiero sulla questione, tra qualche anno preferirei essere qui davanti a questa telecamera e potervi dire di aver giocato a un buon DLC di un buon gioco, piuttosto che dirvi di aver giocato un gran DLC di un gioco mediocre. Poi, dovesse essere un gran DLC di un gran gioco, tanto meglio per noi. Per ora godiamoci la Landa Corona per quello che è, nella speranza che in futuro si possa guardare a quest'ultima come un punto d'inizio. Bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento facendomi sapere che cosa ne pensate del DLC, l'ho già chiesto su Instagram, tra l'altro seguitemi su Instagram per rimanere sempre aggiornati. È soprattutto in questi video che mi piace vedere le vostre opinioni, se siete d'accordo con quello che ho detto o se rilevate posizioni opposte. Per il resto vi invito anche a lasciare un mi piace e a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti e a passare da Twitch soprattutto, dove streamo regolarmente dal lunedì al venerdì. Per il resto premete anche la campanella per ricevere ogni giorno i feed e noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.